più di 4.000 degli 8.000 comuni italiani, e metto in piedi 2.500 punti di emissione, che sono quelli, la RAI possedeva una rete di trasmissione evidentemente efficientissima, la RAI è nata nel 1954 e noi non esistevamo, quindi dovevamo creare una rete, perché a differenza di altri paesi dove c'è una sola rete di trasmissione dove passano le varie televisioni, da noi ogni televisione ha la propria rete trasmissiva. E io ricordo che la prima sera che incontrai Berlusconi nel 79, io ero già uno dei proprietari di Calcio Monza, gli dissi: io posso lavorare giorno e notte, ma devo poter seguire il Monza in trasferta, in casa e in trasferta. Mi dice: seguo il Monza in casa e in trasferta. Cosa voglio dire? Lui non pensava di comprare il Milan, io facevo il mio lavoro e come hobby, come passione, seguivo il Calcio Monza. E questa cosa va avanti fino al 1985, quando Silvio Berlusconi decide di comprare il Milan. Mi chiede di mollare il Monza, io lo lascio il 31 dicembre dell'85, mi occupo dell'acquisizione del Milan, cioè lui ha pensato che la mia esperienza di 10 anni in una squadra di provincia, la squadra della città dove sono nato, fosse sufficiente per gestire il Milan. Vado al Milan, sto 31 anni in prestito al Milan e poi sono ritornato nella squadra della mia città.